Liberi TV, sono Marco Marchese e introduco con un redazionale questo documento. E questo documento è la presentazione di un libro. Questo qua che si intitola Elvira, è un libro scritto da Simona Napoli e che è stato presentato a Catanzaro, nella sala del Consiglio Comunale del Comune di Catanzaro, venerdì, 7 marzo, quindi, pochi giorni fa. E sentirete parlare, insomma, diffusamente di questo libro, verranno poi letti dei brani e io come introduzione a questo documento parlerò sia un po' del tema che affronta, perché il tema degli anziani e in particolare un po' anche gli anziani che sono abbandonati negli istituti, che purtroppo è una triste realtà anche nella nostra regione, la regione Calabria. E questo libro è un po' particolare. Io sono un lettore quasi patologico di libri, non leggo assolutamente tutto. Infatti, proprio qui sulla mia scrivania, come potete vedere, c'è una nutrita pila di libri che sono praticamente in quarantena perché devo ancora decidere se vale la pena continuare a leggerli oppure no. Se varrà la pena, continuerò la lettura, se non varrà la pena, li metterò da parte. I libri comunque hanno in sé sempre qualche cosa di prezioso e assolutamente non vanno mai buttati. Semmai bisognerebbe abituarsi a fare un qualche cosa che io ho fatto con alcuni libri un po' di tempo fa perché non sapevo più dove metterli. Erano libri che sono rimasti in quarantena per un periodo di tempo e dal quale poi non sapevo come disfarmene. Da una parte perché non volevo infliggerli ad altre persone perché erano dei libri che avevano suscitato scarso interesse in me. Dall'altra parte, insomma, sarebbe sacrilego veramente buttare un libro, allora ho pensato bene di fare una cosa molto più semplice: restituirli all'autore oppure restituirli alla casa editrice. Quindi, se avete dei libri che brutti, che non vi piacciono, che non vi interessano e di cui volete disfarvi, non disfatevene, non infliggeteli ad altre persone. Ma molto più semplicemente potete, diciamo, infiocchettarli in un bel pacchettino e restituirli alle case editrici oppure agli autori. Beh, fuori di scherzo, Elvira no, questo libro qui è un libro che invece ho letto e che ho letto molto volentieri 2 volte, mi ha accompagnato in un viaggio di andata e ritorno verso Roma, dalla Calabria, ed è stato piacevole, per cui resterà fra i miei ricordi e resterà sicuramente fra i buon libri letti nella mia libreria. È un libro particolare perché è un romanzo in versi. È la prima volta che ho letto un romanzo in versi ed è una lettura nuova, entusiasmante, perché mentre il romanzo invece si perde piacevolmente, per carità, proprio nella descrizione dell'ambientazione, del romanzo, della storia, i particolari, i dialoghi. Il libro invece in versi, come questo che ha scritto Simona Napoli, è un libro che lascia completamente spazio alla fantasia, perché ogni pagina ti lascia quel detto e non detto che ti lascia immaginare al lettore l'ambientazione, cosa i protagonisti si sono potuti dire. E continuando, cioè cambiando un po' argomento, il libro affronta, voglio dire, poi la storia chiaramente la conoscerete durante la presentazione, non voglio togliere nulla assolutamente a tutti gli altri oratori che si susseguiranno, poi oratori anche qualificati, però affronta un po' il tema dell'abbandono degli anziani, la questione, il problema degli anziani in questo nostro paese, in questa nostra Italia, è un problema grave perché se da una parte le persone anziane che godono oggi di una pensione, poi dopo, con i tempi che corrono, la crisi finanziaria, e suppliscono un po' a un welfare tutto italiano che onestamente fa acqua da tutte le parti ed è carente da moltissimi punti di vista, per cui quelle pensioni spesso e volentieri sono proprio il pane quotidiano di molte famiglie. Dall'altra parte invece abbiamo sempre questo welfare iniquo e anche cattivo che affama persone che sono sole. La risorsa persone anziane in Italia non è assolutamente valorizzata per come dovrebbe e gli anziani nelle famiglie
suppliscono proprio a questo welfare, per esempio nella cura e nella tenuta dei bambini, per dare la possibilità ai figli di queste persone, mantenendo appunto e curando i nipoti, accompagnandoli a scuola, facendogli insomma compagnia, danno la possibilità a questi genitori di poter lavorare in tantissimi casi. Come poi ci sono gli anziani che sono abbandonati a loro stessi, quelli che restano soli o quelli che addirittura sono abbandonati, ridotti alla fame con pensioni veramente misere. Ci vorrebbe una grossissima campagna in questo paese proprio per cercare di raggiungere l'obiettivo del raddoppio delle pensioni minime, perché onestamente con 550 euro al mese, insomma, più o meno, non è che si fa veramente fatica, cioè proprio non si arriva nemmeno alla seconda settimana, soprattutto se ci sono bollette o il telefono da pagare. E purtroppo questo nostro paese è disattento da molti punti di vista a questa questione. C'è il problema degli anziani, di come tenerli inseriti nella società, di come non abbandonarli. È un problema serio, un problema importante, che poi dopo si riconduce sempre e si acuisce poi dopo in questi periodi quando ci sono problemi economici sul quale personalmente sono molto critico, perché penso che questa crisi economica abbia moltissime caratteristiche indotte, e quindi quando arriva la crisi economica, quando arrivano questi che vengono definiti cicli economici, chi ne fa poi dopo le spese sono sempre le persone più deboli, e quindi insieme chiaramente ai bambini sicuramente le persone anziane. Io penso che non ho una contrarietà ideologica nei confronti degli istituti, anche se la condizione ottimale per le persone anziane ritengo che sia sempre quello di stare in famiglia ed essere curati dai propri familiari. Però è chiaro che le situazioni della vita, i percorsi della vita sono i più diversificati, e spesso accade che non c'è altra strada per una persona che rivolgersi ad una casa di riposo. Un termine, diciamo, un po' brutto, e le cronache ci offrono spesso, purtroppo, queste scene, questi casi dove queste persone che hanno bisogno di assistenza sono maltrattate, se non addirittura situazioni estreme dove abbiamo visto, e ce l'ha insegnato la cronaca, dei veri e propri lager. In un paese minimamente liberale come il nostro, io penso che un welfare moderno, oltre a dover avere a disposizione le risorse necessarie per occuparsi di queste persone, io penso che queste risorse dovrebbero essere affidate a loro stessi attraverso un voucher, per esempio, un voucher che dovrebbe avere un valore spendibile chiaramente nelle case di cura, nelle case di riposo, dove più aggrada a queste persone. Questo innescherebbe un meccanismo chiaramente di concorrenza positiva per poter offrire servizi migliori e assistenza migliore. Però in un contesto economico come questo, come si fanno a trovare le risorse? Per cui a monte c'è sempre questo problema che incombe, e che è la crisi economica, e che non ci fa fare dei passi avanti, no? Perché poi ci sono sempre delle urgenze più urgenti. Allora magari le risorse che dovrebbero avere a disposizione questa categoria di persone, le persone nella terza, nella quarta età, che sono quelle più bisognose poi dopo di assistenza sanitaria. Ad esempio in Italia non esiste quasi il concetto di long term care, no? Quella polizza assicurativa che permette alle persone che ad un certo punto della loro vita possono, diciamo, diventare non autosufficienti, di avere con sé la risorsa economica per potersi fare assistere. Questo è un concetto che quasi non esiste, sono pochissime le categorie, tra virgolette, privilegiate, che versando una piccola quota del proprio stipendio possono, diciamo, accedere a questo tipo di prestazione. Questa invece dovrebbe essere una prestazione universale.
In più ritengo anche che questo paese, oltre a privarsi della risorsa proprio umana degli anziani, quindi il loro bagaglio culturale, di vita e il contributo che possono portare alla società, oltre a questo, voglio dire, vengono bistrattati da tutti i punti di vista. Il problema si riconduce sempre, al problema economico. E quindi io mi chiedo sempre, al di là delle forche caudine del debito pubblico, degli interessi sul debito pubblico, se questo sistema nostro economico, non soltanto quello italiano, che poi è inserito in un contesto più ampio che quello europeo, se possa essere scardinato e magari posto, cambiato in un modo diverso. Perché con la scusa delle possibili spinte inflazionistiche, allora si è fatto passare un po' il principio che un paese non possa utilizzare la propria moneta, come per esempio fanno gli Stati Uniti, il Giappone, la Svizzera, il Regno Unito, quindi utilizzare la moneta stampando moneta e utilizzarla attraverso la spesa pubblica. È una spesa pubblica che poi distribuisce in modo equo il reddito, potrebbe essere per esempio una distribuzione di spesa pubblica che non sta scritto da nessuna parte una volta che la moneta è stampata, che poi debba essere restituita. È questo sistema europeo che ci impedisce, di poterlo fare con questi trattati che hanno poi spacciato il bilancio di una famiglia uguale a al bilancio dello Stato. In realtà non è così, privandoci di queste possibilità. Quindi la spesa pubblica, attraverso per esempio il welfare, distribuirebbe risorse, distribuirebbe ricchezza proprio sulle fasce più deboli della popolazione, e sicuramente non sarebbero certo i consumi di queste fasce che genererebbero spinte inflazionistiche. Adesso io vi invito a seguire questo documento molto ricco, molto bello. Lo ripetiamo di nuovo, il libro è stato scritto da Simona Napoli e si intitola Elvira. È un libro nuovo, innovativo da questo punto di vista, perché è un romanzo, però un romanzo scritto in versi, lascia molto spazio alla fantasia e ne potrete ascoltare anche alcuni brani, e vale la pena citare anche l'editore, che è Edizioni Centro Studi Universum Switzerland. Grazie e buon ascolto. Signore e signori, benvenuti con questa bella parterre che oggi vi presento. Sono lieto di essere il moderatore di questa iniziativa per la presentazione di questo libro di Simona Napoli, Elvira. Poi lei stessa che è presente ci darà le motivazioni che l'hanno spinta a scrivere questo libro. A me interessa principalmente presentarvi queste persone che vedete qua. Vittorio Miceli, che è vicepresidente dell'Associazione Universo Minori, la presidentessa, che è l'avvocato dottoressa Rita Tulelli, poi la padrona di casa, in questo caso è l'assessore al turismo Rita Cavallaro, Maria Donatella Chiarappa, che è seduta qua, io vi presento perché se no fisicamente non li vediamo, l'autrice del libro che è la serata dedicata a lei, Simona Napoli, il dottore Marco Ravanna, l'avvocato Concolino, l'avvocato Vittorio Frati, il dottore Mario Marchese, la dottoressa Tedesco. Ma consentitemi un particolare ringraziamento, perché non sono giornate facili per l'onorevole Napoli, Angela Napoli, che è venuta appositamente a seguire questo lavoro, e il Mario Pirillo, parlamentare europeo, che è importante questa sua presenza, anche perché uno dei premi che ha ricevuto Simona è un premio che si chiama Europa, e quindi è importante questo collegamento che c'è stato. Allora io mi affretto subito a passare la parola, perché è giusto che sia così, alla presidentessa dell'Associazione Universo Minori, la dottoressa Rita Tulelli. Buonasera, ringrazio tutti i presenti.
come diceva il dottor Lacquaniti, ringrazio in particolar modo l'onorevole Angela Napoli e l'onorevole Mario Pirillo per essere venuti oggi alla presentazione del libro in vita dell'autrice Simona Napoli. Allora, io non mi addentrerò a parlare della tematica del libro, io mi addentrerò a spiegare il perché oggi ci ho tenuto a presentare questo libro. Io ho conosciuto Simona nel mese di dicembre, la quale subito mi ha parlato di aver scritto un bel po' di anni fa il libro Elvira. Quindi l'incontro con Simona per me ha significato un momento d'arricchimento e avvicinamento al mondo della poesia. Nel testo mi ha colpito il mistero di un incontro d'amore speciale tra una giovane ragazza e una donna centenaria, lontano dalle convenzioni, inospiegabili a parole, ma magistralmente ritratto dalla poesia di questo libro, dove si concentrano un vortice di emozioni contrastanti, amore, rabbia, dolcezza e delusione, ma il libro dell'autrice comunica anche speranze e attesa verso un futuro che appare incerto e in cui i valori sono offuscati dall'indifferenza, soprattutto verso gli anziani. L'esperienza con Elvira penetra come una spada nel cuore di Simona. Simona racconta con fervida commozione l'incontro con Elvira, trasmettendo un'infinita dolcezza e presentandomela come fosse vivente, ancora in mezzo a noi. Tutto ciò mi ha fatto ripensare alle parole di Papa Francesco sul rapporto tra i giovani e gli anziani, il cui dialogo generazionale valorizza l'anziano e trasmette valori ai giovani. È stato presentato anche a Napoli, presso la Sala Cirillo della provincia di Napoli, promosso dal Presidente del Consiglio Provinciale Luigi Viscoli e la consigliera per le pari opportunità Luisa Vespa, che hanno accolto con entusiasmo l'idea di celebrare attraverso questo testo la memoria di una loro concittadina. Di Simona voglio dire anche due parole dell'autrice. Simona è una guerriera, appartiene all'altra categoria dei combattenti, infatti dalla sua voce di scrivere arriva decisa e come tutti i combattenti si concentra alla meta. Quindi il libro Elvira è una sorta di testamento morale che Simona fa alla città di Napoli, la città natale appunto della protagonista Elvira. Napoli, che come diceva Libero Poggio, è a Napoli è tutto azzurro, anche la malinconia. Grazie. Allora adesso passo la parola al dottor Vittorio Vicelli, che è vicepresidente di questa associazione Universo Minori. Innanzitutto ringrazio tutti i presenti qui in sala e poi complimentarmi personalmente con l'autrice, la dottoressa Simona Napoli, per il modo in cui è stato scritto questo libro, avendo fuso la poesia e il romanzo, per averci trasmesso emozioni forti e per aver esternato in modo implicito la figura dell'anziano e il suo ruolo nella nostra società. Narrando la storia di Elvira, una donna morta all'età di 101 anni e che l'autrice ha avuto il piacere di conoscere personalmente e casualmente in una casa di riposo a Catanzaro. Oggi ci soffermeremo a parlare non solo del libro della dottoressa Napoli, ma affronteremo una tematica molto importante, che è quella degli anziani, che talvolta vengono maltrattati in case di riposo e anche al di fuori di esse. Nell'ultimo ventennio abbiamo assistito all'aumento della vita media della popolazione e di conseguenza all'aumento delle persone che hanno superato i 75 anni di età. Tuttavia queste persone si trovano spesso ad affrontare da sole le molteplici carenze assistenziali, economiche, previdenziali ed affettive che la nostra società non ha saputo affrontare. Carenze generate dall'evoluzione della società sempre più attenta a chi produce ricchezza e sempre meno disponibile a sostenere il prossimo, che non può produrre e soprattutto non consuma. Fino a pochi decenni fa gli anziani vivevano nell'ambiente familiare per tutto l'arco della vita, mentre oggi molti vengono accolti in case di riposo, che spesso sono molto inefficienti e che non offrono adeguata assistenza e servizi a chi viene ospitato. Ricordiamo il caso avvenuto qualche anno fa in Veneto, dove in una casa di riposo gli anziani venivano maltrattati, imbottiti di sonnifero e denigrati, venendo così leso uno dei diritti fondamentali, la vita. La società può operare mettendo in atto il controllo sociale che si realizza attraverso controlli periodici nelle stesse strutture e attraverso colloqui con gli anziani al fine di garantire la piena funzionalità della struttura.
La figura dell'anziano come simbolo di saggezza, di tradizione, di esperienze viene sostituita da quella dell'anziano considerato un peso e un problema da risolvere. È necessario documentarsi quindi sulla situazione degli anziani cercando di comprendere le loro molteplici esigenze, aiutandoli e assistendoli non solo nei casi di inidoneità fisica, ma ancora di più dove necessitano la parola, l'affetto e soprattutto la compagnia. La famiglia in primis dovrà riappropriarsi del proprio ruolo e i governi dovranno ridistribuire la ricchezza e gli aiuti sociali durante tutta la vita dei cittadini. Tutti questi comportamenti devono essere una regola di vita per ognuno di noi, proprio per tutelare il nostro futuro e dare un insegnamento alle generazioni che verranno. Grazie ancora per l'ascolto e un buon pomeriggio a tutti voi. Io devo ringraziare il Presidente e il Vicepresidente per la chiarezza e anche la semplicità con la quale hanno voluto introdurre il tema di questo straordinario libro. Adesso consentite, ma è doveroso da parte mia, presentarvi l'assessore al turismo del comune di Catanzaro che è padrone di casa, quindi è giusto che ci sia il suo saluto. Buonasera a tutti, un saluto e un benvenuto a tutti voi da parte dell'amministrazione comunale e un ringraziamento da parte mia particolarmente all'Associazione Universo Minori, alla dottoressa Rita Turelli e al suo vicepresidente Vittorio Ugeri. Molto attenti, molto puntuali, molto impegnati su degli argomenti di primo piano e di grande attualità. In effetti la presentazione di questo libro da parte dell'autrice Simona Napoli dà lo spunto ad effettuare a delle importanti riflessioni. La condizione, diceva giustamente Rita e Vittorio Luceri, degli anziani nella società di oggi. Un tema a me particolarmente caro, anche perché ho la fortuna di avere proprio una nonna che domenica compie 98 anni, quindi vivo in maniera molto vicina quella che è la condizione degli anziani, i problemi di cui spesso sono portatori e anche la necessità che gli anziani sentono in maniera forte di avere vicino l'affetto dei propri familiari, così che spesso purtroppo, devo dire, nell'ambito delle case di cura dove per motivi vari anche di salute devono essere ricoverati, sono cose che spesso vengono a mancare. Da una piccola indagine demografica che ho fatto fare agli uffici, la popolazione anche nella città di Catanzaro, come del resto si nota questo trend in diverse città d'Italia, purtroppo tende a registrare un notevole invecchiamento. Considerate, vi leggo dei dati, che su una popolazione di oltre 90.000 abitanti, qual è quella catanzarese, quasi il 10% sono ultra settantenni. Abbiamo notato anche che c'è un trend crescente degli ottantenni, novantenni e siamo arrivati ad avere 26 centenari, oltre centenari nella città. Questo credo sia spunto un motivo di riflessione sia da parte delle istituzioni, delle amministrazioni che devono essere ancora di più attente, vigili sui controlli che effettuano, diciamo, la tutela dei diritti degli anziani anche nelle case di cura, ma anche nella promozione di eventuali progetti che possono in un certo qual modo favorire e rendere maggiormente, anche qualitativamente, vivibile la vita degli anziani. Come settore turismo stiamo pensando di proporre dei progetti di turismo sociale che possano anche avere, che hanno già avuto grande riscontro in altre città e che nella nostra città credo possano anche avere come protagonisti anziani e persone svantaggiate che sono in condizioni magari anche nei periodi estivi, che sono io credo i periodi anche più difficili di maggiore abbandono da parte degli anziani, di organizzare delle gite e dei viaggi che possano avere anche un ritorno turistico. Grazie. Chiamerei adesso, con vostro permesso, una delle persone che deve intervenire sull'aspetto del libro in se stesso, che è la dottoressa Chiaraffa, Donatella, che non è calabrese ma è pugliese, di Altamura.
e che sarà coadiuvata dall'attrice Federica Mancuso, che interverrà con una lettura di brani. Grazie. Volevo salutare tutti e insomma ringraziarvi anche per, insomma, per essere qui. E comunque sottolineo che il fatto che insomma, mi sono trovata per caso a ricoprire questo ruolo, perché sostituisce la professoressa Marcella Rudo, che è comunque l'autrice della recensione del libro. Quindi insomma, parole sui vici. Volevo presentarvi anche la dottoressa Federica Mancuso, che naturalmente reciterà le parti del libro, che sarà intervallata con la recensione. Allora, il Mila è un romanzo poetico che va oltre il consueto e l'abituale. Supera il consueto perché in esso si fondono il romanzo e la poesia, che danno vita ad un testo, un tessuto in cui i fili della trama e quelli dell'ordito sono costituiti dalla storia e dai versi che si intrecciano in un tutt'uno, simbiotico ed esclusivo. Simbiotico perché si muove parte integrante del tutto. Racconta l'amore inteso in chiave crepuscolare, come la voce di un sentimento che si sta spegnendo, che manifesta la crisi dei valori di questo mondo postmoderno in cui, invece, è necessario che l'indifferenza lasci il posto a più illuminate sensazioni che permettano agli uomini di affrontare le sfide della nuova società. Esclusivo, invece, perché la storia esclude la banalità e l'abituale nel fluire del racconto attraverso la sua struttura originale. Infatti la struttura del romanzo poetico ha un'impostazione strutturale molto diversa, anche dal punto di vista grafico, e sottolinea i passaggi della storia ed effetti particolari attraverso un linguaggio artistico espressivo che tra più variati colori, immagini e parole crea effetti particolari, suggerisce impressioni acustiche e visive. Il romanzo è privo di suddivisioni in titoli, capitoli, ed è quasi privo di punteggiatura, come a poter scandire la logica sequenziale attraverso i ritmi degli avvenimenti e attraverso le sole parole che assumono un'importanza decisiva per quanto riguarda la capacità di cogliere il significato più complesso del racconto nella ricchezza delle sue risonanze poetiche. Il poeta, come un iniziatore, ci introduce nelle cose segrete. L'opera di iniziazione di Simona Napoli parte dall'indirizzo, inteso non come luogo facilmente ritrovabile, ma come un luogo introvabile. Non ci sono indirizzi, afferma all'inizio del romanzo. Nessuno ci può raggiungere quando il silenzio invade la nostra anima, ed è il silenzio che accompagna Elvira, la protagonista, in questa sua avventura di vita che la vedrà protagonista di una vicenda dolorosa. In tutto il racconto domina il silenzio e il suo peso. Il silenzio è inteso come valore assoluto entro cui perdersi per non riconoscersi e soffrire, per fare i conti con il rumore reale del reale quotidiano che si materializza in un addio scandito solo dal vento, elemento naturale ed animato, e dalle scale, elemento materiale ed inanimato. Vento e scale sono gli unici protagonisti di un dolore che si fa portavoce di una vita che gironda senza tempo per l'intero cosmo. Dell'indirizzo. Non ci sono indirizzi. Non può più giungere a lei. L'enorme portone si chiudeva dietro le sue spalle. Elvira andava via, senza voltarsi. Poteva esserle fatale guardare l'amore. Non riusciva a muoversi. Rimase all'interno, immobile, sigillata come un feretro. Lui era ancora lì. Forse sarebbe bastato riaprire il portone, ma non poteva risuscitare da quella morte. Il timbro del motore. Lui non andava via. Cosa aspettava? Piangeva. L'angoscia di lei era la stessa che devastava il corpo immobile di lui. Era lo stesso il requiem che ascoltavano nel gelo. L'addio. Il portone restò serrato, fermo. Si trasformò in un muro, senza brecce. Il silenzio del vento, poi. Il nulla. Elvira attraversò l'atrio, le scale, piangevano con lei, per lei. Come le aveva risalite senza orientarsi? Un pensiero solo. Se esiste qualcosa che possa placare il vortice di dolore che rompe nel cuore, datemelo ora e che sia letale. Lasciatemi morire
in questo luogo. L'iniziazione alla poesia di Simona continua con lo specchio, presenza costante della narrazione. Elvira, dopo l'addio, sbocca la sua immagine, come se volesse trasferire in quella riflessa tutta la sua mossa per l'abbandono. La teoria del doppio viene interpretata dalla figura e dalla sua immagine riflessa nello specchio in uno sdoppiamento attraverso il quale poter trasferire il male e la sofferenza nel riflesso per ritrovare l'originaria innocenza e di conseguenza la felicità. E la teoria del doppio la ritroviamo anche quando Elvira, dopo il matrimonio non voluto ma celebrato, ritorna allo specchio, testimone muto del suo dolore. Il doppio si prefigura ancora nell'incontro d'amore, noi due, unica cosa e il mondo, la terra e l'uomo, il profumo che respira e l'acqua che disseta. Scrutava l'immagine sua riflessa nello specchio, senza riconoscere i lineamenti, solo un volto. Estraneo. Guarda lo specchio nella sua stanza. Appare l'ombra di donna regale, malinconica. Frammenti di fantasia si sovrappongono a frammenti di realtà. Scruta il segreto del viaggio che sta per compiere. Lei, privata della sua volontà. Tu, amore, non dormire, non ancora. Guardami, baciami. Siamo noi due nel mondo. Siamo noi il mondo. Siamo il mondo e dopo il mondo. Siamo noi due, la terra che l'uomo calca, il profumo che respira, l'acqua che lo disseta. Noi, le goccioline che disegnano e scrutano il ventre. Guardami, amore, non smettere di guardarmi. Era certo di quel puro desiderio di appartenere a lei, di essere in lei, di renderla sposa. E lei, con voce ferma e lieve, rispose: amato mio, io sposo la tua anima. Non importa se mai un altro mi sposerà, io ti sposo ora, in questo nido. L'eternità, siamo noi. È vero, ora noi siamo 20 separati, ma ricostruiremo l'immagine di due in un altro tempo e sarà immortale. Il racconto si inizia ad un nuovo personaggio, Viola, una giovane donna che ritrova la terra perduta. Il tema della terra perduta si ripropone già nella prima raccolta di Simona, Frammenti di cielo. In essa aveva manifestato il sogno di una città ideale, novella città del sole, rivisitata dal racconto di quella nonna Elvira che le ha testimoniato la storia della sua vita e che l'ha talmente affascinata da essere l'oggetto del suo romanzo poetico. La madre della prima silloge torna ora come la terra mai vista, mai amata, eppure idealizzata e vissuta attraverso il castello dell'uovo e il borgo marinaro sull'isolotto di Megalide, identificato nella leggenda di Partenope. Il percorso di iniziazione introduce un altro elemento, il mito, che entra nella narrazione in modo insolito, come insolita è tutta la trattazione. Il mito della sirena Partenope richiama l'origine della città ideale per esprimere sia il bisogno di appartenenza attraverso una nascita ideale e idealizzata con la leggenda, sia quello di identità, riconoscendosi nella bella Partenope che ama ed è riamata, che predilige sedersi sullo scoglio per guardare il mare. Lo scoglio diventa topos natale in cui ritrovare se stessa. Lei, esiliata a Zingara, che trova pace nel topos ideale non solo come posto per vivere, ma anche per amare. In altro luogo, una giovane donna di nome Viola ascolta nell'intimo dell'anima un richiamo di quella terra mai vista, mai amata, eppure voci, rumori, odori anonimi, vento di terra lontana, sole e colore, anime tormentate, tristezza e pietra nuda. Lacrime mute, che se il Vesuvio potesse danzare, tremerebbe di paura. Cielo, mare, pietra che muore per amore di sirena, vedova di madre sua, ghiaccio di un essere silenzioso che scruta le viscere. Muterò lo scenario che fu tragedia. Darò ali e petali a farfalla graffiata, farò gemma di te, corteo festoso alle radici di un castello, quadrifoglio, terra amata.
viaggio agognato. Si lascia condurre da quello che chiamo indecifrabile, parte per quella terra estranea, verso la maestosità del castello dell'isola di Megarde. Il cielo è di un azzurro intenso. Si guarda intorno, sente di conoscere quei luoghi, quel paesaggio. La terra partenopea le appare come una conchiglia che contiene l'essenza, un'eclissi che oscura la realtà, coniuga fantasia e mistero, alza il sipario, scopre il perché dell'orchestra che suona nel cuore. Perché tale visione per lei culmine di gioia? Volge il suo sguardo verso gli scogli incastonati in seno al castello. L'immagine di un giorno lei osserva in silenzio. Resta a guardare le loro ombre in armonia, percorrendo traiettorie impalpabili. Simona è interprete di un nuovo umanesimo che in questa società globalizzata, fluida, conoscitiva, multiculturale e plurietnica, cerca un nuovo modo di pensare il futuro, riconosce il reale ed il possibile, non come dati immutabili, ma come costruzioni mai definitive, dipendenti dalle nostre scelte. Simona guarda il mondo con gli occhi della solidarietà e riprende da Platone il concetto di amore inteso come sublimazione di un sentimento che parte dall'amore per la bellezza che riguarda le cose del mondo, passa attraverso gli altri come sentimenti del bene e arriva al più alto ideale dell'amore, la sapienza, nel nostro caso quella divina. È in Simona un profondo sentimento del divino e la consapevolezza che l'altro è un essere umano fragile, marginale e mortale che vive nel comune destino di tutti gli uomini sulla terra madre. Sa che il mondo è caratterizzato da due categorie di persone, le ombre che posseggono l'anima e gli scheletri che non producono ombra. Simona è un'ombra che guarda scheletri muoversi ed affannarsi nella ricerca di qualcosa che non li soddisfa. Altro aspetto di questa solidarietà sublimata è il rapporto con l'anziano, che in questa nostra società vive ai margini senza riconoscimento della sua grande potenzialità, della sua grande esperienza, ma soprattutto della sua grande umanità. I nuovi modelli di vita escludono le persone anziane, non consentono per la velocità con cui la tecnologia ci costringe ad affrontare il domani, di fermarci ad aspettare che è meno veloce. È necessario andare avanti calpestando, in nome del progresso, uomini e cose che hanno bisogno, paradossalmente, loro che il tempo ne hanno di meno, di più tempo. Viola ascolta Elvira e la considera un patrimonio, una ricchezza che deve essere conservata, rispettata e tramandata. La sua storia diventa la storia di Viola Simona e viene raccontata attraverso il racconto parallelo. Il rapporto tra Elvira e Viola è amore, essenza assoluta che si ritrova in quel silenzio iniziale dove non servono le parole, che si esprime come l'amore di battello per la sua terra, amore di sirena distesa su pietra di castello che sboccia dal suo grembo, profuma l'aria di petali, lascia volare le farfalle e torna a casa. Per tornare Simona chiede, e l'indirizzo? Non servono gli indirizzi, anche quando c'è più il silenzio perché lo scenario è mutato nel tempo. Risonanza di voce familiare, forse fantasma. Fanciulla, non è follia il rumore di pensieri che dicono del dolore tuo incomprensibile? E il cuore mio, diverto la terra amata e pittore, deportato in terra straniera, consegnato al tiranno che lo comprò. La mia anima, ora non più prigioniera nella casa desolata, vive in comunione d'amore, col cielo, cullata dal mare. Divengo pietra in seno a castello, tua amata pietra. Vorrei accarezzare il tuo viso, una volta ancora. Ora, ricorda, angelo mio, quel giorno senza tempo nella capanna delle mimose ti ho stretto fra le braccia. La tua vita non era prigioniera nei tuoi occhi tristi. La solitudine e il dolore tuo morivano con me, col tramonto della mia esistenza. E tu, alfa mia, rinascevi in altra vita, con il mio cuore nel tuo. Questo è il mistero del nostro amore. Ora tutto appare chiaro,
Elvira era la donna che anni addietro Viola aveva incontrato nella sua città, in quella terra amara, nella quale pulsava una vita non amata, sangue mai nutrito. Ogni ruga sul suo viso era il segno profondo del dolore. Amò dal primo momento quella donna. Quando la vide, i loro occhi si scelsero. Le andò vicino e accarezzò i suoi soffici capelli bianchi. Elvira amò Viola come la figlia mai avuta. Madre Pietra, inizia le danze, profuma l'aria di petali, lascia volare le farfalle, la tua principessa torna a casa, sul ventre tuo. E l'indirizzo? Non servono indirizzi. L'arciaio ha deposto le frecce, la principessa disseta il cuore di miele. Il trono di pietra danza in silenzio, lo scenario è mutato nel tempo. Si riconoscono nel sublime, nei colori delle ali di farfalle danzanti, nel profumo dei petali distesi sulla regale pietra, fin nelle profondità delle incertezze. Simona Napoli. Cara Simona, penso che avere a che fare con quelle persone che hanno impreziosito la serata con questo loro modo di dire e di declamare anche parte del tuo libro, penso che sia la cosa migliore, la cosa più bella. Io, siccome tu racconti una storia che ha a che fare con gli anziani, sentendo l'assessore, ma sentendo la presidentessa, mi è venuto in mente una poesia leggerissima di Enotto Pugliese. Enotto Pugliese era un grande pittore. Gli ultimi due anni è stato male e ha scritto delle poesie. Una si intitola Attenzione. Perché attenzione? Perché non sempre i figli seguono i genitori come dovrebbero essere seguiti. Allora dice, io di figli ne ho cresciuti una decina. Ce n'ho a Broccolino e ce l'ho in Argentina. Ma quello che mi mantiene veramente un tutticciotto. Che non voglio dare della 18, ecco attenzione. E sta anche a dimostrare un certo modo di concepire la vita familiare che una volta c'era, che erano tutti insieme, che ora piano piano si andava. E che tu hai colto negli studi, che hai colto anche nella nuova generazione in questi scritti che hai fatto. Allora io, con il piacere di tutti, passo la parola all'onorevole Angela Napoli, che tra l'altro è presidente di un'associazione molto importante, perché è stata vicino ai problemi che si chiamano ideali. E c'è un'altra parola che in questo momento risveglio, perché questo sono due temi estremamente importanti in questo momento. Prego. Grazie innanzitutto ancora una volta a tutta l'Associazione Universo Minori, alla Presidente Avvocato Rita Tulelli, al Vicepresidente Miceli, ma davvero a tutta l'Associazione, e dico ancora una volta perché va dato atto all'impegno dell'Associazione Universo Minori nel trattare dei temi di estrema importanza, dei temi che fanno parte della nostra vita, che fanno parte delle comunità nelle quali viviamo, temi che andrebbero snocciolati, discussi, anche nelle loro problematiche, e che dovrebbero davvero far parte dell'impegno di ciascuno di noi. E il tema di questa sera, quello in particolare degli anziani, è un tema di notevole importanza. Però lasciatemi prima di entrare nel merito parlare un attimino di questo libro, dopo aver davvero
sentita rivolto le congratulazioni all'autrice del libro, a Simona Napoli, perché questo libro è un libro diverso da tutti gli altri. Non vi nascondo, forse sembrerà un po' strano quello che vi dico, ma è la realtà. Quando la dottoressa Tunelli mi ha fatto pervenire il libro, appena l'ho aperto ho capito subito che si trattava di un racconto in forma diversa da quello che normalmente siamo abituati a leggere, e stranamente non ho letto la prefazione, la recensione prima, perché quando c'è di mezzo la poesia, io credo che non so, anche nei racconti normali, ma in particolare quando c'è di mezzo la poesia, io credo che l'autrice, l'autore, voglia lasciare qualcosa in chi legge, voglia soprattutto dare spunti di meditazione. Io ho letto prima, ripeto, senza leggere la prefazione, tutto il libro, soffermandomi e dando delle valutazioni. L'ho fatto perché volevo vedere le mie impressioni, non lasciarmi subito guidare dalla prefazione. E ho avuto determinate impressioni, delle quali brevemente vi parlerò. Dopodiché sono ritornata indietro, ho riletto la recensione e ho riletto di nuovo il libro alla luce di quella recensione. E devo dirvi che questo libro, che si legge anche agevolmente, non crea problemi, però se si legge agevolmente dà anche la possibilità, la voglia più che la possibilità di soffermarsi su alcune parti e di meditare, perché poi in fondo prima di arrivare alla fine e capire che cosa significa essere anziani, qual è la vita dell'anziano e tutto, io credo che si debba cogliere che ciascuno di noi ha un percorso di vita prima di diventare anziano e che ciascuno di noi con molta probabilità in questi spunti di meditazione che offre il libro ci si ritrova durante il percorso della propria vita. Io mi sono ritrovata per esempio nei silenzi che non necessitano di indirizzo, perché sono quei silenzi nei quali credo ognuno di noi più volte durante la propria vita sente la necessità di calarsi, quei silenzi nei quali si ricordano i dolori, forse ancora più delle gioie, ma accanto ai dolori, a mio avviso, c'è sempre anche il ricordo dei momenti di gioia, in quei momenti di silenzio. E quei momenti di silenzio non hanno bisogno di indirizzi, perché ci si estranea, uno non sa nemmeno in effetti dove è in quel momento. Può essere in qualsiasi parte della propria casa, ma anche in altra sede. Ho ritrovato
anche condivisibile l'immagine dello specchio che viene richiamata più volte. Di fronte allo specchio credo che sia capitato a ciascuno di noi a volte dire, forse mettersi davanti allo specchio quando si attraversano momenti di tensione, momenti di dolore, e dire: ma sì, perché io sono in fondo un'altra, voglio andare ad un'altra vita, voglio cambiare, voglio avanzare. Ci sono spunti nei quali si evidenzia la mancanza di valori che è venuta meno nella nostra realtà e che credo che sia alla base delle tante criticità che purtroppo siamo costretti a vivere quotidianamente. La mancanza di valori è accompagnata anche dall'assoluta indifferenza. Tutto quello che accade intorno a noi, se non siamo colpiti personalmente, c'è indifferente, non interessa nulla, ma è un'indifferenza che poi viene riportata anche, ecco, nei confronti di chi invece, di coloro che invece avrebbero bisogno di essere aiutati, di essere riconosciuti per quello che hanno dato alla società, di essere accompagnati. Quell'indifferenza che spesso porta l'anziano ad essere considerato come un peso e non come una risorsa, perché questa è la realtà nella quale purtroppo viviamo. Dell'anziano si considera la sua presenza a volte anche per necessità all'interno delle famiglie, perché soprattutto in un momento di crisi quale quella che stiamo vivendo, ancora quel minimo di pensione, quel minimo di supporto economico che viene meno alle famiglie serve. E allora a volte è brutto dire questo, perché non è per questo che dovrebbe essere riconosciuto l'anziano, ma a volte ci si sobbarca anche il mantenimento, la presenza della persona anziana all'interno di una famiglia proprio per il supporto economico che ancora dà. E di un mese fa la notizia che credo abbiate letto tutti quanti, in un piccolo comune della provincia di Reggio, nel comune di Deglianova, dove addirittura un figlio aveva mantenuto congelata la propria madre dopo la morte per circa un anno per poter godere ancora della pensione. Questo fa capire quale sia non sentimento, perché non si può più in questi casi parlare di sentimento, ma quale sia il valore, valore tra virgolette, che a volte viene dato all'anziano. Quando questo non viene per necessità portato rinchiuso, lasciatemi dire proprio rinchiuso nelle case di cura, dove
sì, i dirigenti, i curatori si premurano di prendere e assicurarsi tutto quel minimo di pensione che ha l'anziano in questione, ma poi non sempre corrispondono le cure idonee. Allora questa situazione dell'anziano credo che debba portare al richiamo delle responsabilità da parte di tutti, da parte di chi è chiamato a emanare le norme idonee, da parte dei controlli, da parte di tutti, dicevo da parte di chi è chiamato a varare le varie norme. Fino a quando non si rivedrà, a mio avviso, una legge sulla famiglia che sia però non la solita legge che va a tamponare questa o quella situazione, ma che sia realmente una legge quadro sulla famiglia, che porti la famiglia tutta a garantire, ad essere garantita dalla presenza di servizi sociali che siano realmente adeguati alla esigenza della famiglia, non verrà sicuramente risolto il problema degli anziani. Fino a quando non ci saranno delle strutture adeguate, che ormai spesso, lasciatemi dire, io a volte appaio estremamente critica, ma lo faccio perché credo che le criticità non vadano mai nascoste se vogliamo veramente migliorare. Allora, le strutture, le case di cura spesso nascono per garantire realmente l'assistenza all'anziano, ma per arricchire chi le crea, per essere parte integrante di fondi particolari, oltre a quelli che vengono prelevati al singolo assistito. E quindi credo che più che mai in questo momento determinate figure, quali quelle appunto dell'anziano, che va guardato sotto tanti aspetti, anche nel racconto viene riportato il conflitto che nasce tra le generazioni, tra le generazioni dei giovani e quella degli anziani. Insomma, gli spunti sono tanti, però se si vuole realmente considerare con amore l'anziano, io credo che sia giunto il momento delle responsabilità. Senza la responsabilità e la valorizzazione della figura dell'anziano, non come peso, ma proprio il valore dell'anziano come una risorsa per quello che ha dato nella vita, nel campo degli affetti, per quello che ha dato nel campo del lavoro, per quello che ha rappresentato l'anziano lungo tutto il percorso della propria vita, io credo che veramente, ecco, si possa di nuovo ritornare ad offrire un minimo di garanzia a questa figura.
quindi meditiamo, facciamocene carico e ringraziamo ancora una volta sia l'Associazione Universo Minori per questo aiuto che in fondo ha offerto a ciascuno di noi e per l'autrice di questo libro che nella sua diversità ha davvero saputo offrire in ciascuno di noi il richiamo soprattutto a quei valori che se ripristinati forse potranno ridare luce alle nostre comunità. Grazie all'onorevole Napoli. Adesso penso che sia un momento più toccante perché parlerà l'autrice di questo libro sensibilissimo verso un aspetto della nostra vita. E lei è una donna che ha avuto dei premi particolari, ha avuto il primo premio al concorso letterario internazionale Arte Ticino nel 99, ha partecipato al concorso vincendo il primo premio al concorso letterario Europa. Non dico tutto quello, però voglio citare alcuni aspetti. Centro Universitario di Lugano fa parte, l'Accademia Ferdinandia di Catania, l'Accademia di Artisti Europei di Pagani, Salerno, nel 2004 ha ricevuto la prestigiosa nomina a guardia d'onore alle Reali Tombe del Padre, quindi questo eclettismo che parte dall'inizio penso che si esplichi in questa sua molteplice attività, quindi con piacere io passo la parola all'autrice, alla scrittrice. Giovane scrittrice che ci ha dato un momento di gioia in questo pomeriggio. Grazie. Io ringrazio naturalmente tutti gli editori, le istituzioni politiche, l'Associazione Universo Minori, che nella persona di Rita Tulelli e Vittorio Vincelli siamo fatti promotori di questa iniziativa. Il mio intervento sarà molto breve. Semplicemente voglio presentare in modo più intimo la mia vita. Perché Elvira non è solo un testo letterario, Elvira è stata una figura essenziale della mia vita, una guida pedagogica e cristiana, per una fanciulla, come lei veramente mi chiamava, che viveva la sua dimensione di ventenne. Non conoscevo altre realtà, altre età, in cui l'essere umano molto spesso diviene un peso inutile e scomodo, e il tempo di una vita già vissuto, quello della vecchiaia. Incontrai questa notte il creatore in una casa di assistenza per anziani e fu un caso conoscere quel posto. Accompagnavo un amico a far visita alla nonna e non mi spiegavo il perché le vivesse in quella casa estranea. I miei nonni non avevano mai vissuto in una casa che non fosse loro. Ricordo la confusione che invase la mia mente e gli occhi increduli quando entrai in quell'edificio di color rosa, con i colori deserti, una porta socchiusa e quando una nonna che indossava un freddo camice bianco aprì. Mi si presentò dinanzi a uno scenario mai visto, un grande salone, tavoli, sedie, e gli ospiti erano tutte persone anziane. Scrutavo i loro volti, segnati dalle rughe, quasi col timore che loro potessero leggere l'imbarazzo sul mio giovane volto, ma la maggior parte di essi era taciturna e assorta nella malinconia di una vita disabitata. D'improvviso incontrai i suoi occhi e dei miei. Iniziò un dialogo muto, un linguaggio non verbale. Ho udito il suo richiamo silenzioso e indicibile dolore dell'essere. Carezzai i suoi soffici capelli bianchi e lei mi attirò a sé e teneramente carezzò i miei capelli neri. In quell'istante, scusatemi ma si è emozionato. Sono stati quasi 15 anni, ma sto vivendo quel momento. In quell'istante il mio cuore fu conquistato da un misterioso gesto. Quando lei è andata via senza dirmi nulla, ho preso dalla sua morte solo da un manifesto affisso nei pressi della casa di accoglienza. Ho invocato il suo nome nella prima mia notte senza luce, chiedendo tra le lacrime al Signore il perché di quella realtà senza di lei, per quanto fosse naturale la risposta della vita. Io ero un'alba, lei è un tramonto, prima o poi il suo tempo non avrebbe potuto incontrarsi con il mio.
Eppure quando lei calzava i miei capelli posti come un cuscino sulle sue gambe, la mia anima riposava nel suo tenore abbraccio, certa dell'eternità della sua costante presenza. Io desideravo solo stare in quella piccola stanza, che ormai era la mia casa, l'isola felice. Ho seguito il suo ricordo rimembrando le sue parole, la sua storia, ogni pensiero e respiro, gli attimi di gioia passati insieme. Solo allora, con la spaziante consapevolezza, che quelli erano gli ultimi della sua esistenza, del nostro breve viaggio. E io ho compreso che la vita, seppur fragile, spesso colma di dolore, poteva essere immensamente bella, amabile, intensa e donata all'altro come il sangue versato per amore ai piedi della croce. La sua vita è stata vissuta nel tragico e crudele teatro del potere e del dominio dell'uomo sulla donna oggetto. È stata costretta dal padre a subire la decisione di un matrimonio combinato e non voluto dal cuore, violando il significato sacro di quest'unione. Il vero matrimonio è quello che nasce dal riconoscere l'identità dell'altro e l'unione fisica che ne consegue è il sacramento che conferma questo riconoscimento. La conseguenza di questo malvagio accordo fu anche quella di essere estirpata dalla sua terra, dalla sua amata Napoli, che vede fila e oggi pure per me. Era l'amore sorridente, la vita non vissuta e agognata. Fino all'ultimo respiro, aspettando tenermente di abbracciare l'eternità, la osservavo, ascoltando il suono delle sue parole e le sue labbra sembravano quasi baciare quei luoghi. Mentre studiavo, attraverso il velo dei suoi occhi indeboliti e umili dalle lacrime degli anni, e avvertivo il martirio della sua anima, condannata all'esilio in una terra ostile e strana, che non riuscì mai a occupare il ricordo del suo amato. Un giorno, accarezzato il mio viso con le sue mani fragili, esclamò: «Fanciulla, tu non puoi immaginare quanto sia bella Napoli. Promettimi di visitarla, di camminare per le sue strade, e io la rivedrò attraverso i tuoi occhi e ascolterò il suo respiro col battito del tuo cuore». Ho tenuto fede alla sua promessa, ho visitato la sua Napoli, il luogo a lei più cari, la maestosità del castello di Megalide e dei suoi scogli incastonati in comunione con il mare. Ho camminato per le strade che Elvira mi aveva descritto, e ad ogni passo leggo della sua voce, la sua invisibile esistenza che toccava nel mio cuore, certa come l'eternità. E mentre Napoli innamorava la mia anima, scrivevo la sua memoria sui fogli bianchi, che ho custodito in questo testo poetico come scrigno prezioso che racchiude la mia bella Lara, esempio di dignità, saggezza, coraggio e fede, nel senso più profondo del suo significato, quello del perdono che innalza l'anima fino al cielo, mentre l'ode la inghiottisce con vortice della gloria. Lei ha perdonato chi ha abusato dei suoi sogni, del suo corpo, del suo diritto di scelta. Il suo esempio ha acceso a me la scintilla divina che mi ha condotto a riflettere sulla condizione dell'uomo che vive nella folle idea di sentirsi Dio, di divenire il fondamento di se stesso, cacciatore di troni e allori. Alla ricerca affannosa del materialismo cieco per divenire uno scheletro senza anima divorato dal suo stesso egoismo. Vivendo quei mesi con lei ho sperimentato un senso di gioia mai provato prima e di profonda armonia col Creatore. Lei nutriva la mia anima col dolce nettare di Dio, dell'amore di Cristo che non muta sembianze, non si annulla nel tempo, che ha scelto di violare il suo essere sulla croce, offrendo il suo corpo nudo e mutilato fino al confine della morte, alla dissoluzione dell'io come dono di sé per l'altro. Grazie a lei ho compreso che il senso sublime della mia esistenza è un cuore pronto ad aprirsi all'altro, trattarlo con gentilezza amorevole, ascoltare la sua storia, le sue grida di dolore silenziose, curarne le ferite, regalare una carezza, vivere in empatia con l'universo, adorando il mio Cristo e amando le creature da lui amate. Questa è la sua storia, la nostra storia, quella di un'alba e un tramonto che esisteranno eterne abbracciando noi persone. Grazie a tutti, ciao, via. Io mi ricordo la mamma di Simona per dire che ha una figlia straordinaria e secondo me è una garanzia per il futuro. Un saluto particolare lo porterà l'onorevole parlamentare europeo Mario Filippo,
E io sono legato a lui perché quando ero direttore regionale di Confagricoltura, lui era assessore all'agricoltura. Ma come si usa tra persone serie, c'era sempre un contrasto enorme. E la cosa mi piace mantenerla perché abbiamo perso il modo per poter perdere un aspetto della nostra vita che è il rispetto. Grazie Nunzio. Io devo dire la verità, mi sento proprio di casa. Ormai nei convegni organizzati dall'Associazione Universo Minori è rappresentata brillantemente dall'avvocatessa Rita Cuelli e dal dottor Vittorio Miceli. Saluto tutti i presenti, i relatori, in particolare saluto, come dire, ricambiato all'amico Lapa. Nel libro scritto da Simona Napoli dal titolo Elvira si affronta il rapporto con l'anziano, nel quale vive sempre più ai margini, senza riconoscimento alcuno della sua potenzialità ed esperienza. I nuovi modelli di vita tendono ad escludere la persona e non consentono, per la velocità con cui la tecnologia ci costringe ad affrontare il domani, di fermarci ad aspettare chi non riesce. La giovane Viola, è scritto, ascolta Elvira e la considera una grande ricchezza che deve essere conservata, rispettata e tramandata. L'anziano è un valore ed è importante ribadirlo. La vecchiaia, come in gergo viene chiamata, è sì il percorso conclusivo della vita, ma anche quella dove l'esigenza di nutrirsi dei veri valori diventa cosa indispensabile. Nel 2012 hanno dedicato dall'Unione Europea all'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, ho svolto numerosi incontri con associazioni che hanno affrontato il tema, con il brillante Antonino Chiaromonda, autore del libro Tuo padre. Abbiamo promosso un evento proprio al Parlamento Europeo, dove opero dal 2009, al quale hanno partecipato numerosi amministratori locali, docenti, studenti e professionisti del settore. L'invecchiamento della popolazione è attualmente uno degli eventi demografici più rilevanti nei paesi industrializzati, dove sta producendo delle trasformazioni di natura economica, sociale e culturale di fronte alle quali si rendono necessarie delle reazioni di carattere politico ai vari livelli di competenza. La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, di cui sono membro, incoraggia da anni una serie di iniziative con particolare riferimento ai temi sociali e a quelli della solidarietà. Le politiche di integrazione lavorativa e di inclusione socioculturale degli anziani possono dunque diventare elementi centrali di sviluppo per consolidare la partecipazione della persona anziana alla vita della comunità e contrastare le conseguenze negative legate ai sensi di solitudine e di inutilità sociale. Numerose associazioni forniscono linee guida per migliorare la qualità della vita delle persone anziane, promuovono interventi di accompagnamento sociale a domicilio, garantendo un servizio professionale. E per questo fondamentale che tutte le parti interessate collaborino al raggiungimento di obiettivi chiari nei settori quali l'assistenza sanitaria, i servizi sociali, l'istruzione per gli adulti, il volontariato e i servizi informativi. La strategia Europa 2020 mira ad offrire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche per ciò che concerne l'invecchiamento attivo, quale parte essenziale della strategia stessa, il cui successo dipende in larga misura dal consentire agli anziani di contribuire pienamente all'interno e all'esterno del mercato del lavoro. Gli anziani devono poter rimanere attivi come lavoratori, consumatori, assistenti, volontari e cittadini. L'invecchiamento attivo è alla base della solidarietà tra le generazioni, un obiettivo
che l'Unione Europea ha sancito con l'articolo 3 del Trattato di Lisbona. Oggi più che mai si avverte con maggiore consapevolezza che il ruolo svolto all'interno delle cliniche, delle RSA, delle comunità, i centri di urna, è da considerarsi in linea con i principi che sono alla base dell'Unione Europea. È importante non abbandonare l'anziano. Noi ci batteremo per un'Europa che non lasci indietro nessuno, un reddito dignitoso, un'istruzione di qualità e accessibile, la qualità degli alloggi, compresi quelli popolari, dell'assistenza sanitaria, dell'infanzia, e dall'infanzia agli anziani, nonché l'adeguatezza delle pensioni. Tutti questi aspetti rappresentano componenti fondamentali delle nostre società. Per raggiungere questi obiettivi l'Unione Europea è chiamata a sostenere gli Stati membri negli sforzi volti a garantire una distribuzione equa ed efficace delle ricchezze e delle opportunità. Sostengo altresì che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione devono e possono svolgere un ruolo più importante nel sostenere l'invecchiamento attivo. Internet e le nuove tecnologie offrono spesso un accesso facile ed economico all'informazione, ai beni e servizi, all'interazione sociale, ai processi civili e democratici. L'Unione Europea a tal proposito si adopera da tempo per facilitare lo sviluppo concreto di soluzioni di tecnologie dell'informazione e della comunicazione realistiche che consentono un invecchiamento attivo e in buona salute. Nel 2007 la Commissione europea ha lanciato un piano d'azione europeo sulle TIC, sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e l'invecchiamento denominato invecchiare bene nella società dell'informazione, per la creazione di nuovi e più accessibili prodotti e servizi per gli anziani. Il piano d'azione invecchiare bene nella società dell'informazione è parte integrante dell'iniziativa europea 2020 sulla inclusione ed esclusione, che mira a garantire la realizzazione di progressi da parte del settore delle tecnologie informatiche e della comunicazione e degli enti pubblici, per rendere accessibili ai gruppi più svantaggiati a tutti i prodotti e servizi. L'ambiziosa agenda 2020 dell'Unione Europea, sto per concludere, si concentra in particolare sulle potenzialità offerte dall'uso delle TIC per rispondere alle esigenze di una popolazione che invecchia tramite l'alfabetizzazione digitale e le competenze informatiche, la sanità elettronica, i sistemi e i servizi di telemedicina. Contiene azioni specifiche per migliorare l'accessibilità per le persone anziane e disabili, contribuendo così agli obiettivi dell'invecchiamento attivo. La comunicazione della Commissione europea del 2009 sulla gestione dell'impatto dell'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea ha illustrato le ultime previsioni economiche di bilancio a lungo termine e un primo punto di vista della Commissione sulla capacità dell'Europa di affrontare la sfida posta all'invecchiamento demografico alla luce di nuovi dati e degli attuali sviluppi economici. E quanto mai indispensabile, infine, lavorare sull'integrazione degli anziani, sull'ausilio delle nuove tecnologie, sulla presenza costante delle associazioni che operano sul territorio e che danno risposte concrete a chi, come tanti, il giorno cercano aiuto. Tutti costituiscono delle risorse da sfruttare. Beh, l'Europa mette in campo gli strumenti, soprattutto tramite il ricorso al Fondo Sociale Europeo e al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Noi cerchiamo di saperli sfruttare. Finisco con fare gli auguri per i migliori successi alla bravissima, abbiamo avuto modo di apprezzare, Simona Napoli. Grazie. Assistendo in questi ultimi giorni a questa Europa, che ci fa i compiti, ma noi li facciamo tranquillamente i compiti.
perché ho fatto grandi evidentemente. Allora, adesso sono tutta una serie di interventi che io voglio che ci siano, perché la scrittrice merita. E allora chiamo per gentilezza Domenico, l'avvocato Remo Concolino, del Foro di Catanzaro. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto devo ringraziare per il gentile invito all'Associazione Universo Minori e affrontare in qualche modo anche quelli che possono essere i profili penalistici, i profili legati agli aspetti, insomma, degli anziani all'interno di queste strutture, all'interno di queste case di cura. Quando ci siamo sentiti, in particolare con Vittorio, mi faceva presente, non so quali possono essere gli aspetti che in qualche modo possono essere presi in considerazione da questo punto di vista, forse i maltrattamenti. Sì, è vero, ma prima ancora c'è un altro reato. Io non voglio entrare poi dentro i meccanismi troppo tecnici perché rischierebbe di annoiarlo, vado però se promessa di essere molto breve. C'è il reato di abbandono di persona incapace. E deve essere fatto un parallelismo tra questo reato e quello dei maltrattamenti, che per scelta legislativa probabilmente discutibile viene inserito poi all'interno dei cosiddetti maltrattamenti familiari. Qui ho il collega Trapolati che può essermi di supporto. Una scelta legislativa che ha portato negli anni anche un po' di diatriba all'interno della dottrina, una collocazione che lascia qualche dubbio. Perché? Perché il reato di abbandono, articolo 591 del codice penale, viene inserito all'interno di quei reati attinenti ai delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Siamo all'interno di un titolo, all'interno di un capo, dove troviamo anche il reato di omicidio e reati particolarmente gravi che ineriscono all'individualità personale, ineriscono al danno alla persona. Trovare invece il reato di maltrattamento è un reato di pericolo. Cosa significa? Significa che non è necessario che ci sia effettivamente un danno, basta che concretamente ci sia il pericolo che quel danno fisico possa realizzarsi. Troviamo invece reati di maltrattamenti che non è un reato di pericolo, quindi il danno c'è. Sono una serie di condotte che devono essere poste in essere da parte del soggetto agente in grado di provocare uno stato di turbamento, oltre che delle lesioni anche personali, possono essere atti sbagliati che possono porre in essere i reati di maltrattamenti, generalmente di maltrattamenti. Qui noi troviamo appunto l'individuazione di questo termine plurale che risolve in principio il problema se debba trattarsi appunto di un'azione specifica, particolare, una lesione, una percossa, oppure qualunque atto che sia idoneo in qualche modo a colpire quella sfera, la sfera psicologica oppure la sfera fisica. E dicevo, sorprende come questo tipo di reato invece lo ritroviamo all'interno di quel capo, di quel titolo che inerisce invece i reati contro la famiglia, contro l'assistenza familiare. C'è da chiederci, cosa ci fa lì? Il problema è molto antico, a dire il vero. Inizialmente nel vecchio codice Zanardelli loro trovavano effettivamente dei reati contro l'incolumità individuale. Successivamente, qua, la sciagura del legislatore che a volte si lascia forse prendere più dalla volontà di rispondere a quelle che sono le richieste di politica criminale che possono portare maggiore consenso,
e lascia invece chiusa la porta ad una scelta sistematica più logica, che forse potrebbe avere dei risvolti anche più importanti, perché non è solo una dissertazione accademica questa, non è solo la scelta sistematica che può cambiare l'individuazione di queste condotte, perché la cornice vitale che caratterizza questi due tipi di reati è praticamente identica. Allora abbiamo un reato di abbandono, che è un reato di pericolo, che pone in essere soltanto una condotta che non necessariamente deve produrre un danno, che ha una cornice vitale che va da 6 mesi a 5 anni, ed un reato invece di evento, di danno, che è quello previsto dai maltrattamenti, che ha una cornice vitale che va da 1 a 5 anni. Ma entriamo più nello specifico sul discorso legato agli anziani. Il reato di abbandono genericamente inerisce o alle persone infraquattordicenni, alle persone minori, ai soggetti che, rispetto ai quali c'è una presunzione generale di incapacità di provvedere a se stessi, questa è la differenza sostanziale. Rispetto all'anziano, questa incapacità deve essere provata di volta in volta. Dobbiamo, il giudice ha la necessità, laddove si trovi a dover stabilire la penale responsabilità del soggetto che rifiuta l'assistenza nei confronti di questi anziani abbandonati all'interno delle case di cura, o anche di chi generalmente ne ha un obbligo di custodia, quindi facciamo riferimento anche a quei soggetti all'interno delle case di cura che hanno l'obbligo di occuparsi, un obbligo preordinato, questo è il presupposto del reato. È chiaro che è sempre necessario un accertamento. L'anzianità non è una situazione patologica, non è una malattia, l'anzianità è una situazione fisiologica, e quindi l'incapacità di questo soggetto a provvedere a se stesso deve essere valutata. Deve essere valutata attraverso una serie di indici rilevatori che necessariamente dovranno essere valutati. Io ho trovato una sentenza piuttosto curiosa di una Cassazione, un fatto che riguardava un soggetto che si era allontanato appunto da una casa di cura dove si trovava, si era allontanato alla guida di un'automobile. Sarebbe logico in questo caso individuare un soggetto responsabile di abbandono. Io avevo l'obbligo giuridico di guardare, di tenere sotto controllo quel soggetto anziano che invece si è allontanato. Ebbene, qui abbiamo una sentenza di assoluzione. Perché? Perché il soggetto, pur avendo 78 anni, non è né interdetto, né inabilitato, né sottoposto ad amministrazione di sostegno, era munito di regolare patente di guida e quindi era capace di proteggere a se stesso. Sono questi alcuni di quegli indici rilevatori che possono aiutarci ad individuare quando questa situazione generica di incapacità da parte del soggetto passivo di badare a se stesso possa comportare una responsabilità in capo invece di quello che è il soggetto attivo. E in capo al soggetto attivo, su questo reato concludo subito, in capo al soggetto attivo genericamente è necessario anche un elemento di natura soggettiva, il dono. Serve un dono generico, la coscienza e la volontà di abbandonare quel soggetto, di lasciarlo solo, senza la possibilità di badare a se stesso, ma con il pericolo concreto che possa essere, che ci possa essere un danno fisico, possa essere esposto a generico pericolo di danno. Perché parlo di dolo e non parlo di colpa in questo caso? Perché questo tipo di reato, a differenza di quello di maltrattamenti, è un reato che si consuma istantaneamente. Un soggetto che viene abbandonato, noi prendiamo l'esempio dei neonati che vengono abbandonati da soli davanti ad un ospedale, davanti a una casa. In generale si è stabilito che, pur essendo genericamente possibile
che l'abbandono temporaneo possa costituire una fattispecie di reato, possa essere integrata la fattispecie di reato prevista dall'articolo 591, tuttavia se il pericolo concretamente non lo ritroviamo, il bambino immediatamente veniva preso dalla casa, dal soggetto per il quale è stato abbandonato, necessariamente quel pericolo viene meno e quindi il reato non può essere preso in considerazione. Diverso invece il problema dei maltrattamenti. Dicevamo qua il reato non è istantaneo, qui servono una serie di atti che devono essere posti in essere, una serie di condotte plurime che devono condurre a creare nella persona maltrattata non necessariamente un danno fisico, qui il danno può essere anche di natura psichica. È stato stabilito dalla Cassazione che oltre alle percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni, le umiliazioni, gli anziani all'interno di queste case di cura a volte sentiamo che subiscono parecchie, ma oltre a queste è sufficiente anche quegli atti di disprezzo, di offesa alla sua dignità. Queste qua figurano il reato di maltrattamento, non serve solo il danno fisico. Anche questo configura il reato. E qui è necessario esattamente la consapevolezza di porre in essere questo tipo di reato, ma serve anche un'omogeneità di queste condotte, altrimenti rientriamo in un altro tipo di considerazione. Se io picchio all'interno di questa struttura un soggetto anziano in un solo e unico episodio, avrò nei suoi confronti commesso il reato di lesione, il reato di percosse, secondo di quelle che poi saranno le considerazioni da fare, ma non quello di maltrattamenti. Per arrivare a una considerazione di maltrattamenti, gli atti devono essere plurimi. Sentivo prima appunto una serie di dati sugli anziani, sul numero degli anziani, sul sentimento che nei confronti di questi soggetti oramai si è fatto sempre più sentito e rispetto al quale serve una maggiore tutela. Nel caso del libro Elvira, nel caso di Elvira, ci troviamo di fronte ad un soggetto che più che abbandonato a se stesso risulta abbandonato dagli altri, perché è un soggetto che comunque, leggendo il libro, ho notato, non ha mai smesso di sognare, sogna di poter un giorno arrivare nella sua Napoli, sogna di poter rivedere il suo amore. E mi piace concludere in riferimento proprio a questo aspetto con una pastorale di Matteo Maria Boiardo, che credo che rappresenti in modo perfetto il sentimento di Elvira. Perduto è solo chi a se stesso si sente abbandonato. Grazie. All'avvocato Platì, come lo conosco, posso chiedere cortesemente di ridurre al minimo il suo intervento. Sarò benissimo, grazie. Prego. Grazie alla Università Minori che è la terza volta che mi invita a questi convegni. Abbiamo avuto la grande opportunità all'epoca di presentare il collega Bianchi, cioè perché la tematica della violenza sessuale sui soggetti. Abbiamo parlato ultimamente di omofobia, abbiamo visto anche le lacune legislative a tutela di soggetti omosessuali, quindi una lacuna legislativa per soggetti comportamenti omofobici. Oggi abbiamo il piacere di parlare di quella che è la problematica degli anziani. Devo riconoscere effettivamente che l'associazione di Verso di Noi è di forte stimolo alla
al confronto e quindi all'approfondimento di tematiche di carattere sociale che è meno male nel senso che un pochettino questo dibattito è stato abbandonato. Voglio rifarmi un attimino a quello che è il quadro normativo, diciamo, che lo ha delineato perfettamente il collega Mocanzi. Io volevo rifarmi un attimino a quello che è stato una presentazione presa trattato quasi da persone di Uccelli, dove ha in qualche modo collegato il problema degli anziani a quello che è il sistema produttivo. Questo in effetti è una vera verità ed è un tutto, è determinato appunto dal male sociale che la nostra società capitalistica ha generato, in quanto oggi purtroppo il nostro sistema economico è sempre più veloce e che ci spinge a dover affrontare sempre maggiori adempimenti, quindi abbiamo una vita che non ci permette più di avere del tempo libero, è un sistema economico che oggi produce per consumare e non consuma più per produrre, quindi è tutta un sistema capitalistico determinato da quello che è il concetto di edonismo reganiano. Questo concetto di edonismo reganiano, quindi la massimizzazione del piacere, venne introdotto negli anni 80 appunto dalla legge del libero mercato, per cui si stabilì che le leggi che dovevano regolare il mercato dovevano mirare al distacco, all'autosufficienza dell'individuo dallo stato assistenziale, e quindi si creò quello che era la legge della giungla economica. Il sistema, perché questo è collegato con il problema degli anziani? Perché tanto più si interrompisce un sistema economico e tanto più ci sottrae tempo questo sistema economico, perché oggi non abbiamo più tempo per pensare a noi stessi, in quanto dobbiamo solamente produrre, tanto più ci allontana da quello che sono i problemi di vicinanza e di tutela nei confronti degli anziani, perché noi non abbiamo più tempo per stare vicino agli anziani. Quindi il sistema economico purtroppo è un sistema economico che genera dei mali sociali. Non il concetto appunto di utilitarismo, quindi della massimizzazione della felicità. Oggi la felicità non la intravediamo più nel discorrere, nel passare il giorno con una persona anziana, ma probabilmente la concepiamo nel momento in cui abbiamo un televisore, e quindi da un televisore di vecchio passiamo un televisore a plasma. Se poi probabilmente compriamo la macchina nuova, abbiamo raggiunto il massimo della felicità. Devo constatare, perché io faccio sempre un parallelismo con quelle che sono delle realtà che quando ero ragazzo vedevo lontanissime, oggi sono sempre più vicine a noi. Questo male sociale, appunto, che crea una disgregazione sociale, un allontanamento e un... l'onorevole Generato prima ha parlato di valori che si vanno perdendo, perché è proprio il sistema di vita che non ci permette più di coltivare quelle che erano una volta delle ricchezze, quindi il concetto di famiglia, il concetto di tutela dell'anziano. Io devo fare un parallelismo con quello che invece è il concetto di tutela dell'anziano nel mondo islamico. Il mondo islamico, che è ancora ancorato a principi di valori veri e quindi alla tutela della famiglia, vede la tutela dell'anziano come un diritto che l'anziano si deve aspettare e come un dovere, un onore, una crescita spirituale da parte dei familiari, perché il concetto islamico di tutela del soggetto svantaggiato, quindi dell'anziano, consiste nel fatto che mentre l'anziano si è privato del suo tempo e quindi ha dedicato maggiore attenzione al bambino, quindi al figlio quando era piccolo, e questa attenzione dovrà essere ricambiata nel momento in cui il nostro genitore diventa anziano. È chiaro che questa differente concezione di vivere la vita sociale è anche determinata chiaramente dal sistema economico, perché i sistemi economici islamici sono per alcuni versi, nella maggior parte dei paesi, più arretrati del nostro. Quindi c'è ancora il concetto e il valore della famiglia. Il problema degli anziani si è sviluppato per la prima volta negli anni 80 negli Stati Uniti d'America, quando si sono risposte in alcune case di cura, si verificavano appunto delle patologie carico di anziani che erano incompatibili con lo stato di salute nel momento in cui entravano in quelle case di cura.
di quello che riposano, e quindi si sono accorti che questo cambio di salute, praticamente questi segni evidenti di maltrattamento, eccetera, erano dovuti non a un problema di invecchiamento, bensì a maltrattamenti. Per cui gli Stati Uniti d'America adottarono tutte delle norme a tutela appunto dell'anziano, cosa che venne seguita anche dal Portogallo e dalla Spagna, dove ci sono appunto dei principi costituzionali che garantiscono il reddito rivalutato dell'anziano finché gli si possa concedere diciamo una vita dignitosa, e nello stesso tempo nelle carte costituzionali della Spagna e del Portogallo ci sono tutti dei principi costituzionali di garanzia dell'anziano finché lo stesso non sia vaccinato. Nel nostro ordinamento invece la tutela dell'anziano è un pochettino frammentata, quindi va a macchia di leopardo. Il problema dei maltrattamenti dell'anziano, delle percosse che riceve, dei maltrattamenti, sono tutti degli atteggiamenti che chiaramente sono sottoposti all'assistenziale per una incapacità di interporre una difesa adeguata. E quindi ogni soggetto che abusa, chiaramente abusa perché si può permettere di abusare nei confronti di un soggetto che non può interporre difesa. E questo succede nei confronti degli anziani, nei confronti dei minori e anche nei confronti degli animali. E quindi sono tutte attività, io le definirei di vigliaccheria, perché di abuso, poiché ritengo che abusare nei confronti di un soggetto anziano sia un atto veramente vigliacco. Il nostro ordinamento cerca di tamponare questo fenomeno di maltrattamenti che molte volte non emerge nella sua completezza, e cerca di arginare questo fenomeno con delle norme, quindi con delle sanzioni penali che arriva, anzi il mio collega, che però non arginano il problema, perché il soggetto anziano purtroppo si trova molte volte a non denunciare il fatto poiché è emarginato e quindi vive in contesti isolati, quindi al di fuori appunto di un contesto sociale dove può denunciare il fatto. Quindi il problema del maltrattamento degli anziani è sottostimato rispetto a quello che purtroppo è la realtà. Ci sono, come dicevo, appunto delle norme a tutela, ma l'unica norma effettivamente che si interessa della tutela degli anziani è quella, è la legge, appunto il decreto legislativo della legge 1878, che ha istituito il sistema sanitario nazionale, dove c'è una norma che mira ad introdurre appunto delle attività al fine di rimuovere le condizioni che potrebbero concorrere all'emarginazione del soggetto anziano e quindi più debole. La normativa di carattere civilistico, diciamo, che è carente per ciò che attiene la tutela dell'anziano. Ci sono solamente, adesso con le riforme del 2004, sono state introdotte delle norme che prevedono la protezione però nell'ambito familiare, nel momento in cui c'è un soggetto che viene appunto dal proprio convivente o coniuge maltrattato, e quindi ci sono degli atti di protezione anche riguardanti l'allontanamento da parte del giudice su istanza della persona maltrattata. Le norme di riferimento del nostro codice penale sono praticamente quello che era delineato poc'anzi il mio collega, e quindi sono le norme che attengono alla violazione degli obblighi di assistenza familiare nel confronto appunto degli ascendenti, che sono espressamente previsti dall'articolo 15 penale, o anche la norma di cui l'articolo 571, che si interessa dell'abuso dei mezzi di correzione, che è una norma che non fa altro che tutelare l'integrità fisica, e visto che appunto il mezzo di correzione presuppone uno giusto rigente, e l'interpretazione appunto che si è data a questa norma, che si sembrava dovesse essere applicata solamente nel momento in cui il mezzo di protezione dovesse essere utilizzato nel confronto del minore, è stata bypassata appunto laddove si è sostenuto che nel momento in cui il mezzo di protezione, l'abuso del mezzo di protezione si verifica al di fuori del contesto familiare, non rileva l'età della persona offesa. Un'altra norma appunto, che è quella che ha delineato il collega, è la norma dell'articolo 572, che appunto fa rientrare la tutela dei maltrattamenti in famiglia, che sono appunto una norma che tutela la incolumità, la libertà e il decoro della persona. C'è
c'è un'ulteriore norma specifica del 643 del codice penale che riguarda la circonvenzione di persone incapaci. Questa norma, diciamo, che mira a tutelare quelli che sono gli atti di disposizione per alcuni versi del patrimonio del soggetto che si trova in un stato di infermità, che potrebbe essere raggirato appunto da soggetti che mirano a depredare il suo patrimonio. E quindi è una norma, diciamo, che tutela il patrimonio del soggetto che non è esposto. Un'ultima norma è l'articolo 591, appunto, che è la norma che ha collega che riguarda l'abbandono di persone minori o incapaci. Nell'ambito però dei maltrattamenti dell'anziano nel termine, che si verificano nella maggior parte dei casi in ospizio e in casi per anziani, vi sono delle norme di carattere generale che tutelano sia l'anziano che il meno anziano, perché sono norme di appunto di carattere generale. Perché purtroppo se contro gli anziani si sono riscontrate anche delle forme di segregazione e quindi si applicherà l'articolo 105 che prevede la violazione, la appunto il sequestro di persona, che sono appunto fatti che si sono più volte manifestati nell'ambito delle case di cura, nel momento in cui il soggetto viene segregato in stanze più viene limitata la sua capacità di movimento. E purtroppo ci sono anche dei casi in cui si sono manifestati dei propri abusi sessuali nei confronti della persona anziana, e quindi la norma tutela sarà la violenza sessuale e quindi l'atto sessuale con il quale è volontà del soggetto passivo, che è espressamente disciplinato dall'articolo 69 del codice penale. Ci sono solamente due circostanze aggravanti che sono espressamente previste dall'articolo 62, 205 e 211, che prevede appunto il primo caso il fatto commesso nei confronti di persone che con riferimento all'età non possono comporre una difesa, e una seconda che riguarda l'aggravamento della pena nel momento in cui un determinato reato è commesso per relazione domestica o ospitalità. Ci sono poi delle norme che permettono in determinati casi, appunto in alcuni casi di commissione di reati, l'allontanamento di prima misura cautelare e dell'allontanamento del soggetto dalla casa di abitazione, eccetera. E io non credo purtroppo a quella che è la misura preventiva, la funzione preventiva della pena, e quindi devo necessariamente fare una notazione negativa, perché anche in sistemi in stati dove i sistemi penali sono molto rigidi, e quindi vediamo il Texas, sono stati gli Stati Uniti d'America, anche la Cina, dove vige la pena di morte, ecco, la pena di morte non è un corretto deterrente nei confronti della commissione di reati, perché anche nei paesi dove vige la pena di morte, l'omicidio che è punito con la pena di morte viene sempre commesso. Io penso che bisognerebbe rivedere degli aspetti di carattere nell'ambito di questa problematica degli anziani, che per motivi demografici andrà sempre di più a diventare il problema. Ritengo che si debba rivedere un attimino il momento formativo nell'ambito degli istituti scolastici, cioè anche nell'ambito dei luoghi di lavoro, per sensibilizzare tutte le persone a questa problematica. Io vi ringrazio e speriamo di rivederci nella discussione. Grazie. Nell'ambito degli interventi programmati chiedo alla cortesia della dottoressa Federica Tedesco, che è assistente sociale, di porre il suo saluto e anche di intervenire se lo ritiene opportuno. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, mi presento, sono Federica Tedesco, da poco sono entrata in contatto come assistente sociale con l'Associazione Universo di Noi. Ho avuto il piacere di leggere il libro di Simona Napoli e più volte i complimenti. È una vera e propria poesia che con delicatezza e profondità ci accompagna nel percorso di vita di una donna, Elvira. Elvira è una nobildonna di Napoli, strappata dal suo amore e dalla sua amata città perché costretta a sposare un nobile di Catanzaro. È una storia fatta di amore e di ricordo, di rimpianto e di tormento, di silenzio. Un aspetto su cui il racconto ci permette di riflettere è il ruolo degli anziani nella nostra società. Oggi in Italia il miglioramento delle condizioni di vita e la maggiore attenzione agli interventi preventivi nel campo della salute hanno comportato una crescita dell'età media della popolazione,
che si caratterizza per un'aspettativa di vita di circa 80 anni, con una percentuale più alta a vantaggio delle donne. Nonostante l'evidenza di questo dato demografico, gli anziani continuano ad essere quasi invisibili agli occhi delle istituzioni, dei servizi, della collettività. Non si riesce a valorizzare appieno le loro risorse e potenzialità. Il supporto maggiore nei problemi della terza e quarta età è ancora garantito dalle reti informali, figli, parenti, vicini. Manca dunque un sistema di intervento integrato che sia fondato su conoscenze specifiche e approfondite delle esigenze e delle difficoltà psicologiche degli anziani. Ma la famiglia non è sempre presente o comunque non è sempre in grado di prendersi cura della persona anziana e può essere portatrice di diversi problemi di natura fisica e mentale dovuti all'età. Un dato sempre più evidente soprattutto nel sud Italia è il ricovero degli anziani nelle case di riposo, che sono strutture residenziali che accolgono persone almeno parzialmente autosufficienti. Ma non si tratta sempre di luoghi di pace e pietra. Negli ultimi anni i mass media ci hanno portato a conoscenza di diversi casi di maltrattamento avvenuti in questi centri e del conseguente arresto di parte del personale. Sono episodi davvero vergognosi. Cosa si potrebbe fare oggi, soprattutto a livello istituzionale? Il sostegno della persona anziana deve tendere innanzitutto ad evitare l'allontanamento dal suo ambiente di vita e a favorire la partecipazione attiva alla vita sociale. Un buon intervento dovrebbe tenere conto anche dei bisogni materiali, il bisogno di appartenenza, il bisogno di mantenere un legame con le persone e gli unitari, il bisogno di autodeterminarsi e di credere in se stessi, ancora il bisogno di mantenere un certo livello di autonomia. L'assistente sociale ha un grande ruolo negli interventi per gli anziani, in quanto non solo è una figura di supporto, ma lavora anche per l'empowerment, ossia per la crescita e il potenziamento dell'individuo, che deve essere sostenuto in questa nuova fase della sua vita. L'anziano, che oggi spesso vive ai margini e viene considerato inutile, andrebbe valorizzato maggiormente, perché rappresenta una fondamentale risorsa, per l'esperienza che si porta dietro, per ciò che può raccontare e insegnare, semplicemente perché è il nostro passato. In particolare, secondo me, sarebbe opportuno favorire l'incontro tra generazioni, un dialogo tra piccoli e grandi che possa essere di stimolo per i primi, di sostegno e solidarietà per i secondi. Questo deve essere l'obiettivo di tutti noi, prima che delle istituzioni e dei servizi presenti sul territorio. Vorrei concludere questo mio breve intervento con le parole di Simone de Beauvoir, scrittrice e femminista francese, che per gli ultimi 15 o 20 anni della sua vita, un uomo non sia più che uno scacco, è una cosa che denuncia il fallimento della nostra civiltà. E questo fatto ci prenderebbe alla gola se considerassimo i vecchi come uomini, con una vita d'uomini dietro di loro, e non come cadaveri mutanti. Grazie. Per concludere, anche se la pregevolezza di questa discussione ci porterebbe lontano, anche perché parlare degli anziani penso che sia un fatto estremamente di grande delicatezza e di grande gioia per tutti noi che un giorno lo diventeremo. Voglio soltanto dire che domani è festa della donna. Allora, tutte le donne presenti, vorrei che ci fosse una festa della donna ogni giorno, perché il non rispetto per le donne, in modo specifico c'è stato nel 2013-2012, sta a dimostrare una mancanza di educazione che è alla base di tante altre cose, ma certamente il rispetto per il prossimo penso che debba essere mantenuto a fatto a tutti i livelli, dalle scuole elementari. Allora, come ultimo intervento, chiedo scusa perché l'ora si è fatta un pochino tardi e ringrazio tutti coloro che sono rimasti. Chiedo cortesemente al dottor Marco Lamanna di intervenire. Grazie. Okay, buonasera a tutti. L'ubitorio è interessato, sicuramente sarà stanco, però concludiamo insomma gli interventi. Allora, innanzitutto c'è un ringraziamento come sempre all'Associazione dei Persone Minori, che è sempre vicina a tematiche importanti, in questo caso appunto legato alla tutela degli anziani, e sicuramente i complimenti vanno all'autrice del libro, Simona Napoli, che praticamente ci ha fornito uno spaccato importante sulla vita e sul valore degli anziani. Questo romanzo poetico infatti ci fa trarre delle conclusioni importanti
ci ha fatto vivere delle emozioni, anche lo stesso intervento della dottoressa Simona Napoli ci ha fatto vivere delle emozioni. Stando a contatto con l'anziano, probabilmente ecco, da lì si può dedurre quella che è la vita, per cui ha parlato infatti dell'albero del tramonto, ecco, è quindi una spaccata molto importante del rapporto tra i giovani e gli anziani. Pertanto una tematica a livello giuridico già che mi ha preceduto ne ha parlato abbastanza, per cui mi soffermerò soltanto su alcune importanti decisioni prese nell'ambito comunitario. Sicuramente al centro dell'attenzione sta probabilmente ecco, la solitudine dell'anziano, che molto spesso può derivare o perché a causa della perdita di un figlio o perché si è perso il proprio coniuge o a causa anche della povertà di alcune famiglie. Soprattutto ecco, nelle città metropolitane, ecco, probabilmente questo fenomeno di emarginazione è ancora più accentuato. Spesso l'anziano viene dimenticato in istituti, viene dimenticato pertanto in comunità o addirittura ecco, nella propria abitazione. Ecco. Molto spesso addirittura viene incolpato invece per la propria incapacità. La legge non ci dà una definizione ben precisa di anziano, al contrario di come faccia per il minore. Probabilmente ecco, viene preso in considerazione soltanto qualora poi l'anziano invece non sia autonomo al 100%, tanto che i vari istituti che vengono presi in considerazione, quali di interdizione, di inabilitazione, fanno capire come effettivamente l'anziano venga presa in considerazione soltanto in una fase successiva, cioè quando entra a far parte di una categoria ancora più debole. La Cassazione però ha più volte ribadito che vecchiaia non è sinonimo di malattia. Sebbene quindi l'anziano bisognoso possa rientrare in una categoria a rischio, ecco, che necessita di tutela, però non può essere di per sé considerato come un soggetto da differenziare e quindi da discriminare. Tutto più comunque va evidenziata una mutata coscienza pubblica anche nel nostro paese verso questo problema e questa tematica importante che riguarda appunto la tutela dei soggetti più deboli, in particolar modo quindi gli anziani. Mutamenti che praticamente abbiamo ravvisato anche in una rilettura degli articoli 2 e 3 della Costituzione, attenzione che però si è maggiormente manifestata non soltanto a livello nazionale ma anche a livello comunitario. Ne è un esempio, ecco, faccio un breve cenno a quella che è la Convenzione dell'AIA del 2000, che in pratica ha introdotto uno strumento molto importante, cioè il soggetto interessato ha la possibilità di conferire un mandato ad agire in caso di sopravvenienza di uno stato di incapacità. O ancora la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, anche questa del 2000, in particolare l'articolo 25, dove si vince quindi il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. A questo punto, giusto un breve cenno per quanto riguarda il tema dell'asilo dei figli minori in caso di una crisi del nucleo familiare, quindi in caso di separazione, divorzio e coniugi. In questo caso ecco, la giurisprudenza ha sempre confermato ecco, quello che è il diritto del minore di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti. Questo quindi vuol dire che ha sottolineato la giurisprudenza, quindi con varie sentenze anche della Cassazione, l'importanza ecco, della frequentazione del minore con i nonni, perché appunto gli anziani rappresentano un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo psicofisico dei minori. La Carta dei diritti fondamentali, in particolar modo quindi con questo articolo, per la prima volta ha riconosciuto quindi il diritto dell'anziano come soggetto, come individuo, quindi investito di una legittimazione propria. Non soltanto a livello comunitario ma anche a livello nazionale, un esempio ce l'abbiamo perché attraverso la legge numero 3 del 2004 è stata introdotta l'amministrazione di sostegno, che rappresenta uno strumento per la protezione e quindi a favore delle persone che hanno una limitata autonomia fisica e psichica.
Attraverso questa legge però è stato introdotto un principio molto importante, ossia quello secondo il quale il sostegno a queste persone, quindi anziane, quindi che hanno magari difficoltà sia fisiche magari anche psichiche, ecco, questo aiuto non deve limitarsi soltanto alla sfera economico-patrimoniale, ma deve tenere conto proprio dei bisogni e delle aspirazioni degli individui.